Buongiorno. Protect our natural wealth. Inspired by nature, a circular approach would boost the European economy, contributing to innovation and job growth, as well as reducing pollution and helping the environment by preserving our precious natural resources. Carpooling, recycling materials, repairing and reusing, using green energy. Many things we already do are part of going circular. A circular economy is possible and brings new opportunities. And it isn't just good for nature and the economy, it's good for our quality of life and our health. A circular economy is a good way of living well within the limits of our planet. Buongiorno a tutti, chiediamo scusa, volevamo appunto, abbiamo avuto problemi con l'audio nella prima parte del video. Questo appunto era un video che è stato preparato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente. Benvenuti a questo nuovo ciclo. Noi abbiamo avuto un evento di lancio a fine settembre a Siena che ha dato un certo senso inizio ai lavori di questo ciclo che comprenderà poi tre webinar. Oggi siamo al primo appuntamento e volevo ricordarvi che questo ciclo è organizzato da alcuni centri di Europe Direct. Che cosa sono i centri di Europe Direct? I centri di Europe Direct sono una rete di centri di informazione sull'Europa che hanno l'obiettivo quello di avvicinare quanto più possibile l'Europa ai cittadini, fornendo tutta una serie di informazioni e servizi al pubblico. Siamo 45 centri in Italia dislocati in tutte le regioni italiane, in alcuni centri, in alcune regioni. Quelle più piccole c'è soltanto un centro, mentre nelle regioni più grandi, come per esempio il Lazio, la Lombardia, abbiamo la presenza di più centri di Europe Direct. E diciamo, oltre a fornire informazioni ai cittadini sull'Europa, cerchiamo anche di animare i dibattiti su quello che è il futuro dell'Europa attraverso l'organizzazione di appunto webinar come quello che organizziamo oggi, ma anche di altre iniziative sui territori. In particolare volevo ricordare che questo ciclo di lezioni, questo ciclo di webinar che si chiama appunto Intersezioni, sfide, storie, soluzioni di economia circolari, in realtà è stato organizzato dal Centro Europe Direct dell'Università di Siena, però in collaborazione anche con altri centri di Europe Direct, tra cui appunto quello di Roma Innovazione, che è operativo presso il Forum SPA, lo Europe Direct Trapani Sicilia, che è operativo presso il Consorzio Interuniversitario di Trapani, e anche il Centro Europe Direct dell'Università Roma 3. Inoltre, questo ciclo si svolge in collaborazione con il modulo Jean Monnet, di cui è responsabile il professore Massimiliano Montini, ma lascio poi la parola al professor Montini, che seguirà questa mia breve introduzione, per raccontare che cos'è questo modulo Jean Monnet, di cui appunto lui è responsabile. Diciamo che come Centro Europe Direct abbiamo già organizzato dei webinar in precedenza su queste tematiche. In particolare ci siamo occupati tra il 2019 e il 2021 di quelli che le tematiche inerenti alla plastica.
Vi ho messo qui dei link perché tutti i nostri webinar vengono registrati e vengono poi resi disponibili sulla pagina che viene creata per l'evento. Quindi anche questo webinar, quello di oggi, sarà video registrato e sarà reso disponibile sulla pagina che avete utilizzato per registrarvi all'evento. Ancora vi volevo ricordare che abbiamo avuto un po' una modifica nelle date di questo ciclo qui. Questo evento in particolare si doveva tenere a fine ottobre, ma è slittato al 10 novembre. E quindi ora il prossimo appuntamento è il 17 novembre dalle 10 alle 11:30, dove avremo il secondo webinar e si parlerà del riciclo dall'agricoltura al tessile e avremo l'ultimo evento il 24 novembre dove parleremo della plastica riciclata. Vi devo ricordare però una cosa che per quanto riguarda l'ultimo evento, cioè quello del 24 novembre, c'è stato un cambio di orario, quindi non sarà più dalle 10 alle 11:30, bensì dalle 9 alle 10:30. Ma tutte queste informazioni le trovate sempre poi in dettaglio sulla pagina dedicata all'evento. Io mi taccio, lascio la parola al professor Montini, al quale chiedo appunto di mettersi, di rendersi visibile. E vi auguro buon webinar e ringrazio sia i relatori che i centri Europe Direct che hanno aderito all'iniziativa, ma principalmente il professor Montini per averci coinvolto in questa interessantissima iniziativa. Grazie, grazie a Claudia Salvi per questa introduzione e anche io saluto i nostri partecipanti, saluto i relatori che ora presenterò, svolgerò il ruolo di moderatore in questo webinar e quindi benvenuti a tutte e tutti. Spiego rapidamente, come ha già introdotto la dottoressa Salvi, il webinar di oggi e i due webinar che seguiranno nelle settimane successive fanno parte di questo progetto, ciclo di webinar che abbiamo chiamato Intersezioni. Sono storie, sfide sull'economia circolare. Il progetto nasce da una iniziativa legata a un modulo di ricerca da me coordinato che si chiama ELCE 4SD, è un modulo Jean Monnet, cioè un modulo di innovazione didattica finanziato dall'Unione Europea, che si svolge appunto in collaborazione con le varie Europe Direct che sono state menzionate dalla dottoressa Salvi, in primo luogo la Europe Direct di Siena, che ovviamente è la base da cui noi siamo operativi insieme alla Europe Direct di Roma Innovazione, dove è presente la dottoressa Salvi. E insieme anche alle altre che sono state menzionate. Il progetto in questione, il C4SD, è un progetto di analisi dell'economia circolare, soprattutto a livello di mappatura delle aziende e a livello di evidenziazione di quelli che sono i problemi giuridici principali che ci sono nel settore appunto dell'economia circolare, con particolare riferimento all'ambito del tessile. In particolare, io oggi sono qui come relazione insieme a tre mie collaboratrici, che sono tre studentesse del corso di laurea magistrale in Economia, Ambiente e Sostenibilità dell'Università di Siena. Le cito in ordine alfabetico: Beatrice Battistini, Giorgia Giannetti e Elisa Mangano, che sono qui con me, hanno fatto un lavoro importante nell'ambito del progetto, hanno realizzato la mappatura delle aziende e la mappatura normativa nell'ambito del loro corso di laurea attraverso il tirocinio e quindi ci tengo a ricordarlo perché è un'attività importante che noi stiamo facendo anche valorizzando il lavoro dei nostri studenti di laurea magistrale. A questo punto passo subito ad introdurre i relatori, poi chi volesse saperne di più del nostro progetto ELCE 4SD può consultare il nostro sito o scrivere a me o agli altri organizzatori per appunto avere maggiori informazioni. Dunque, introduco un attimo il webinar. La prima relatrice sarà Sara Di Battista, di Vesti la Natura, che andrò a presentare tra un attimo, poi avremo Serena Biolchi di
di TEB, Tessile Ecologico Biologico, e infine Claudio Biondi di Sercol. E poi quando introdurrò i singoli relatori dirò anche qualcosa di più sulle loro e sui loro enti di riferimento. A questo punto, visto che il nostro programma è molto nutrito, lasceremo circa un quarto d'ora ad ogni relatore e poi faremo una sessione di domande alla fine. I partecipanti possono cominciare a preparare le loro domande ed anche a farle già in chat se vogliono, e poi ci sarà uno spazio alla fine del webinar nel quale appunto ci occuperemo di rispondere alle vostre domande, di fare un po' di dibattito. Quindi a questo punto chiederei alla nostra prima relatrice, a Sara Di Battista, di attivare il suo video e audio, ecco, la vedo già, e quindi le lascio la parola. Sara Di Battista è dell'Associazione per la promozione della moda etica e sostenibile, Vesti la Natura, e le chiediamo proprio. Il titolo della sua relazione è Quando la moda è sostenibile, e ci dirà appunto qual è il punto di vista dell'Associazione Vesti la Natura, e siamo molto curiosi di capire di più cosa l'associazione fa per la promozione appunto di comportamenti in linea con la circolarità e la sostenibilità. Grazie a Sara Di Battista di essere qui con noi e le lascio volentieri la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per averci invitato a questo evento. È molto importante per noi parlare come associazione perché abbiamo un punto di vista da parte dei consumatori. Vesti la Natura nasce per l'appunto per educare il consumatore a comprendere che cos'è la moda sostenibile, anche perché diciamo sempre le imprese nascono in funzione dei bisogni dei consumatori. Ed è per questo che nasce Vesti la Natura, ovvero promuovere una moda etica e sostenibile. La domanda che mi ponete è una domanda molto complessa, perché quando la moda è davvero sostenibile? Purtroppo non ho una risposta certa. Quello che posso dire dal lato consumatori è che spesso se lo chiedono gli stessi consumatori, ma cosa devo fare io per comprare un prodotto sostenibile? Come posso contribuire a fare in modo che la moda sia più sostenibile? Vesti la Natura si rivolge ad un pubblico molto ampio, un pubblico fatto sì di consumatori non consapevoli, ma anche fatto di consumatori consapevoli. E dico anche la verità, fatto anche di professionisti del settore che spesso si rivolgono a noi con l'obiettivo di dire: ok, mi devo adeguare a quelli che sono i cambiamenti che stiamo vivendo. Oggi, lato consumatore, quello che abbiamo, gli strumenti che abbiamo a disposizione sicuramente è la certificazione. Come Vesti la Natura, quello che intendiamo fare è sensibilizzare le persone a comprendere che cos'è, anche a saper leggere una certificazione e quindi saper leggere di fondo un'etichetta, perché come addetti del settore, in questo caso sono una professionista del settore moda. Noi guardiamo nella certificazione ad un quadro normativo dove l'azienda si impegna nel rispondere a delle regole e mettere a sistema delle procedure. Lato consumatore vede nella certificazione una sorta di garanzia di qualità. È doveroso ricordare che però purtroppo non è sempre così, perché il consumatore non sa che l'adeguamento a quel tipo di certificazione genera, passatemi il termine, uno stress a tutto il sistema che fa parte della catena di produzione della moda. E quindi quello che tendiamo a fare appunto oggi come associazione è divulgare un po' il concetto del consumo consapevole e quindi acquistare in un certo modo, rispettando anche quelle che sono le R del riutilizzo, del riciclo, dico sempre del rispetto. Una moda sostenibile oggi non esiste e non credo che esisterà mai, perché la sostenibilità noi la intendiamo come senso di responsabilità. Ad oggi quello che è necessario fare è, a mio avviso, lavorare noi come associazioni a sensibilizzare le persone. Cosa facciamo? Entriamo nelle scuole, divulghiamo il concetto del consumo consapevole, facendo anche delle associazioni molto legate al mondo del food, perché siamo uniti, la moda viene dall'agricoltura, una fibra nasce da uno stesso elemento che può diventare un cibo.
E quindi partendo da quel discorso, dal discorso appunto di acquistare in maniera consapevole, ci avviciniamo poi a far comprendere anche che cos'è ragionare in un'ottica sistemica e quindi lo stesso consumatore è portato a porsi la domanda: quando acquisto, che tipo di impatto genero nel sistema? Lato sempre utente che approda su base della natura, quindi professionista, quello che cerchiamo di fare è di divulgare i principi dell'ecoprogettazione e qui mi riallaccio alla tematica della circolarità. Personalmente quello che faccio è educare i colleghi a comprendere un po' che cos'è l'economia circolare, ma soprattutto ad applicare quelli che sono magari i principi dell'economia circolare al principio della progettazione, che poi diventa appunto una progettazione sistemica. Quando la moda sarà davvero sostenibile, la moda probabilmente sarà davvero sostenibile quando realmente si ragionerà a sistema e non a compartimenti stagni. Ciò presuppone un grande lavoro, un lavoro che guarda tutta la catena del valore della moda, che va davvero dalla coltivazione di un fiocco di cotone fino all'acquisto del consumatore finale. Abbiamo dei consumatori, devo dire la verità, molto persi, perché c'è una comunicazione, a mio avviso, errata, c'è un abusivismo del termine sostenibilità, che io stesso appunto tengo a dire, preferisco dire responsabilità, perché è inutile riempirsi la bocca di un termine che diventa di fondo un'utopia. La sostenibilità che cos'è? È responsabilità. E i nostri consumatori ci chiedono come leggo l'etichetta, ma quindi se ho un capo che è fatto di lana è sostenibile, piuttosto se fatto di cotone organico è sostenibile. Purtroppo dico sempre che, come anche il consumo consapevole legato al food, anche l'acquisto di un capo, e quindi l'atto del consumare, dovrebbe essere insegnato a scuola. Mi capita di ricevere domande assurde, tipo: ho comprato questo capo, è fatto per 20% di viscosa piuttosto che all'interno c'è il 40% di cotone, è sostenibile perché è certificato. E io dico: ok, è sostenibile perché ha con sé, porta con sé una certificazione, ma secondo te quel tipo di capo poi può essere riciclato? Quindi ciò che manca oggi è la corretta comunicazione verso il consumatore, perché il consumatore acquista capi che hanno per lo più certificazioni che sono simbolo di una garanzia, ma chi si impegna a fornire quel capo certificato non comunica appieno che poi lo stesso capo, se presenta due mischie, faccio un esempio, non può essere riciclato. Anche spiegare al consumatore che significa riciclare un capo, perché spesso i capi non riescono a essere riciclati, perché riciclare presuppone un costo che non sempre le aziende sono disposte o possono affrontare. E quindi quando la moda sarà sostenibile, quando ci sarà un adeguamento totale in termini di normative, ma che siano normative applicabili su più livelli, perché all'interno di Vestire la Natura vi sono anche piccolissime realtà. Quindi abbiamo il consumatore, il libero professionista che lavora magari all'interno del settore, c'è l'insegnante, piuttosto c'è l'artigiano. L'artigiano che si rivolge a noi: voglio capirne di più. E spiegare a un artigiano che parlare di sostenibilità, la sostenibilità deve essere inclusiva, quindi diciamo sempre: parliamo di un concetto che non è inclusivo. Ma perché non è inclusivo? Perché ad oggi la sostenibilità è una disciplina, passatemi il termine, che non è accessibile a tutti, perché se continuiamo a ragionare che è solo la certificazione che funge di garanzia, un artigiano non si potrà mai permettere di fornire al consumatore un prodotto certificato. Quindi dobbiamo studiare la modalità affinché il consumatore sia più consapevole e gli stessi addetti del settore, piccoli anche artigiani, che l'Italia tra l'altro è una realtà fatta di nata, che nasce dall'artigiano, alto artigianato,
lo stesso artigiano possa comunicare, possa fornire un prodotto che sia sostenibile. In che modo? Innanzitutto divulgando una cultura della sostenibilità e spiegando come si possono implementare delle pratiche che fanno sì che quel prodotto possa essere responsabile. Ok, se avete qualche domanda, io sono Sì, qui. io Ho allora intanto riattivo anche il mio. cercato di dire il Sì, è tutto. stata molto, molto concisa. No, io forse gradirei sapere qualcosa di più anche sulla vostra piattaforma, sul vostro sito, che mi sembra molto ben fatto, diciamo, è un ottimo portale di informazione. Ho avuto modo, insomma, di consultarlo, quindi forse vale la pena per non, chi non conosce Vesti la Natura e dire qualcosa di più sull'organizzazione del sito, sulla struttura, sulle informazioni che chi non lo conosce può trovare, forse anche per partire da lì, per farsi un po' di conoscenza, no? Su questo Sì, ambito. certo, assolutamente. Infatti, Destino Natura nasce nel 2018 come blog, un blog di informazione dal presidente che era un appassionato di moda sostenibile. Ad un tratto, però, abbiamo scelto di trasformarlo in un'associazione perché tutto quel sapere in un unico blog non avrebbe portato grande valore aggiunto, mentre creare una community di persone che in maniera organica, quindi non solo su uno schermo, ma diciamo sulla strada esce e parla, sicuramente riesce a compiere un'azione e avere una diffusione maggiore rispetto a un blog. Cosa fa Vesti la Natura? Racconta la moda sostenibile, quindi parla ai consumatori, ma parla con un linguaggio accessibile, che è quello di cui è necessario far capire, diciamo sempre, anche magari al sarto del paese piuttosto che alla casalinga, che cosa sta accadendo, quanto l'acquisto di un prodotto può impattare sul sistema, ma anche come fare la lavatrice. Dico sempre, mi è capitato di fare un intervento alle pari opportunità locali e mi sono ritrovata a parlare con madri, donne, e quando ho spiegato quanto impatta un lavaggio di una lavatrice e quindi come ridurre i lavaggi, sono rimaste stupefatte. Quindi Vesti la Natura nasce per le persone con l'obiettivo di diffondere e di convincere anche di saltare, convincere nel senso più che altro convincere tramite la comprensione, quindi ci piace informare coloro che ignorano, soprattutto ci piace aiutare i marchi, i negozi e gli artigiani. Dentro la community ci sono molte start-up che partono e spesso sono spaesate, partono così magari da un sogno e all'interno di Vesti la Natura ci sono mentre professionisti che lavorano nel settore da molti anni. E per questo ci impegniamo anche nello sviluppare progetti, sviluppiamo progetti tramite le scuole e abbiamo sviluppato un progetto molto importante che è EcoFashion, che è un'app che vi invito a scaricare, che vi fa una mappatura dei luoghi dove potete acquistare i prodotti sostenibili, dico sempre responsabili. È interessante EcoFashion perché nasce con l'obiettivo invece di rafforzare una rete locale, quindi non siamo un marketplace, non vogliamo essere un marketplace dove tu rivendi il tuo prodotto, ma bensì vogliamo essere la tua vetrina per educare il consumatore anche a acquistare locale, ma andare in negozio, perché oggi dico sempre l'e-commerce è una technicality, ma quello che vende sono le relazioni, siamo persone. Siamo animali sociali, abbiamo bisogno di divulgare la conoscenza restando in contatto e non coprendoci dietro uno schermo. Quindi Vesti la Natura parte sull'online per poi diffondersi tramite una rete capillare di persone che fanno e parlano sulla terra nell'offline. Sì, questo a me, devo dire, mi sembra veramente molto interessante questo aspetto. Ovviamente oggi per farsi conoscere il punto di partenza è un sito, come nel vostro caso, però mi sembra interessante questo collegamento con la realtà, diciamo, dei territori, perché questo naturalmente è importante, riportare sui territori il dibattito e la conoscenza e andare avanti anche proprio sull'educazione. È interessante infatti anche questo riferimento alla responsabilità, no? Che
che lei faceva. Ecco, rispetto, lei ha citato sia il lato consumatori che il lato, diciamo, aziende. Nella vostra esperienza, diciamo, di chi contatta e chi si relaziona con Veste della Natura, quali sono i soggetti prevalenti, se ci sono? Cioè, ci sono dei trend prevalenti rispetto ad altri? Che può dirci su questo? Tendenzialmente, rispetto alle aziende, ci contattano piccole realtà, quindi le dico l'artigiano che magari produce borse da una vita e adesso la pelle è demonizzata e dice adesso che faccio? E quindi cominciamo a fargli capire in realtà come il consumatore sta cambiando, che tipo di attenzione, ma anche come lui può comunicare in realtà quello che fa, quindi esaltare il valore dell'artigianato, perché spesso l'errore è lì, cioè a non saper comunicare. Ci contattano magari anche startup che dicono abbiamo il sogno di lanciare un brand sostenibile, e da lì gli creiamo un percorso più adatto a loro, perché magari hanno l'idea ma non conoscono il prodotto, e quindi lato progettazione, quindi invitarli a conoscere la progettazione consapevole, quindi all'ecoprogettazione, piuttosto a fargli capire che ci sono dei produttori di materiali che rispettano delle regole, ma soprattutto hanno scelto di produrre materiali in maniera responsabile. Il che non vuol dire che siano necessariamente certificati. Questo lo voglio sottolineare, perché la certificazione è importante, ma credo che sia più importante intraprendere un percorso che poi sì ti permette di certificare, ma se tu lo intraprendi a prescindere quel tipo di percorso, la certificazione va a dare solo un valore aggiunto, ma è pieno di realtà che fanno lavori bellissimi, adottano delle misure responsabili, ma hanno scelto di non certificarsi perché la certificazione costa, l'adeguamento costa, e non tutte le micro PMI presenti in Italia, fornitori di materie prime, possono permettersi di intraprendere questo percorso. Sì, assolutamente. Infatti, io trovo molto interessante il riferimento che lei fa proprio all'ecoprogettazione, perché poi nella Sì. nostra analisi un po' abbiamo visto che l'elemento che potrebbe nella prospettiva fare veramente la differenza non è tanto il lato finale del riciclaggio. Sicuramente sul tessile si sta lavorando molto, come vedremo, sul tema riciclaggio e recupero di materia, e questo senz'altro è un elemento fondamentale, però il vero cambiamento si avrà quando entrerà in campo una ecoprogettazione complessiva del sistema, perché lì si farà la differenza. Personalmente mi sto impegnando in questo come professionista e sviluppo appunto progetti nelle scuole di fashion proprio per educare i ragazzi all'ecoprogettazione. Anche con Vesti la Natura lo facciamo. E adesso si parla tanto di analisi ciclo di vita del prodotto, ma prima di parlare di NLCA, a mio avviso, dobbiamo cominciare a divulgare agli stessi designer. Io parlo ai miei colleghi perché nasco come eco designer, io come progettista che a un tratto dice ok, c'è qualcosa che non quadra nel sistema, partiamo dal principio, la progettazione, quindi avvicinarli ad un cambio di mindset. È molto complesso, ci sono delle discipline bellissime come la biomimicry, ma c'è proprio del materiale che non si riesce a trovare, purtroppo devo dire, in Italia, che ci spiega come veramente dalla natura possiamo apprendere e riportare gli stessi cicli sulla, diciamo, sulla produzione, sulla progettazione di prodotti. Certo, grazie. Allora io direi, prima di Grazie a voi. salutarla, può magari ricordare quali sono i canali più semplici per contattarvi, magari per chi fosse. Certo. Potete contattarci tramite Vesti la Natura, noi rispondiamo sempre alle mail. Vi invito a scaricare EcoFashion, ci trovate sui canali social, LinkedIn, vestilanatura.it, e poi siamo davvero molto disponibili. Mandate una mail, rispondiamo. Siamo aperti a fare progetti di sensibilizzazioni, non ci impostiamo paradigmi, partiamo dalle scuole elementari fino alle università, anche alle aziende soprattutto. Benissimo, grazie davvero per il suo Grazie. contributo. E se può rimanere, ecco, la invitiamo a rimanere collegata, poi magari se ci sono delle domande anche nella parte finale,
faremo una piccola sessione appunto di domani. Quindi grazie davvero. Grazie. Per il suo contributo importante. E a questo punto passerei alla seconda relazione della giornata e inviterei Serena Biolchi dell'azienda TEB, Tessile Ecologico Biologico, a intervenire. Ecco, la vedo già collegata insieme al titolare dell'azienda, poi introdurrà lei meglio chi siete e ovviamente racconterà la vostra esperienza. Il titolo della relazione è: da laboratori artigianali nascono tessuti sostenibili, la storia di TEB. Ci fa molto piacere ospitare un'azienda, cerchiamo in questi webinar di dare anche dei punti di vista diversi, quindi il vostro è un punto di vista aziendale e quindi è molto interessante vedere un po' la vostra storia che nasce su questi temi, probabilmente ancora prima che il tema economia circolare diventasse un tema di attualità, diciamo, e quindi è molto interessante vedere voi come avete anche anticipato e accompagnato il cambiamento. Quindi grazie anche a voi di essere presenti, di aver aderito a questo nostro invito e anche a voi lascio la parola. Prego. Bene, allora intanto buongiorno a tutti, mi presento, sono Serena Biolchi, sono in compagnia di Walter Corriga, io seguo la parte del commerciale estero per la TEB. Walter è il fondatore tecnico e proprio l'anima dell'azienda. E, tessile ecobio, appunto lo dice già il nome, tratta tessuti eco, quindi rigenerati, o tessuti biologici che sono certificati GOTS. I certificati GOTS sono tessuti realizzati con fibre 100% biologiche e questa certificazione serve proprio a stabilire e dichiarare che c'è una tracciabilità in queste lavorazioni e nelle fibre, e sono quelle che sono 100% lino, 100% cotone, lana o seta, cioè sempre 100%. Chiaramente non lavoriamo solo queste fibre, TEB è un'azienda che fa anche molta ricerca, che spesso viene dalle idee di Walter e a volte anche dai suggerimenti o dalle ricerche anche che vengono direttamente dai clienti che si rivolgono a noi per realizzare tessuti per i loro brand. E, la clientela di TEB è la più vasta, si parte da piccoli stilisti a brand anche riconosciuti e la TEB nasce nell'anno 2000 e dove ancora era diciamo un'azienda di nicchia, perché comunque si iniziava appena a introdurre un po' tutto quello che è il mondo anche dell'ecosostenibilità e quindi pian pianino si è inserita e affermata in questo settore. E, ecosostenibilità è una parola che racchiude sicuramente una serie di concetti molto importanti che non passano solamente, nel nostro caso, essendo produttori di tessuti, dall'utilizzo di fibre naturali, biologiche, piuttosto che rigenerate, ma anche da un'attenzione verso la scelta dei collaboratori che insieme servono ad arrivare al prodotto finito che è il tessuto. Per cui c'è molta attenzione anche nella scelta dei collaboratori, nella scelta di aziende che eticamente sposano, diciamo, un po' anche quella che è la missione e l'idea che ha TEB della creazione, della lavorazione dei tessuti. Niente, passo la parola a Walter per fare un'introduzione un po' più specifica anche sulle fibre, sui tessuti che sono nella nostra collezione. Ok, grazie dell'introduzione. Io sono Walter Corriga, promotore di tutto questo ormai da 20 anni. Beh, essendo nato a Prato,
chiaramente, e lavorando a Prato si viene a conoscenza di tutte quelle tematiche e le vecchie produzioni, le vecchie lavorazioni che portavano molto e portano molto inquinamento. Ecco perché deriva il nostro concetto, diciamo. Viene da tutto questo, da aver avuto un'esperienza nel tessile, aver visto e aver vissuto certi inquinamenti e certe cose, perché prima non c'era quell'aspetto etico che oggi inizia veramente la sua strada. E il tessile è uno degli ambienti più inquinati, dei prodotti più inquinati, è l'industria che inquina, diciamo, un po' di più. A questo punto, invece, 20 anni fa ho deciso di intraprendere un po' questa strada di più pulizia in generale, di pensare a un abbigliamento che sia etico, sociale, nell'ambito di più possibile pulito, perché vedevo e ho visto e ho vissuto queste realtà. Cosa ci ha portato, mi ha portato tutto questo a capire e vedere e iniziare questa attività da 20 anni. È iniziata con proprio alle origini, che facevamo già i tessuti, i filati già tinti con materiali naturali, con fibre, con coloranti naturali. L'esperienza è nata proprio all'inizio, 20 anni fa era dura far capire alle persone o agli stilisti o qualcuno che si poteva vestire pulito. Cioè, c'era le persone e gli ambienti in cui veniva più capito, però erano pochi, non è come oggi la sensibilizzazione che è arrivata un pochino a sensibilizzare veramente tutto il mercato e le persone stesse. Abbiamo iniziato con tessuti, prodotti naturali. Questo era canapa, lino, cotoni, lane, sete, queste cose qui che erano già prodotti naturali. Non c'era ancora una normativa GOTS come c'è oggi, perciò lavoravamo e davamo questo input a chi voleva fare un abbigliamento pulito. Siamo nati in questo modo. Pertanto è stata dura, è stato duro vedere, è stato lungo vedere certi cambiamenti, però oggi ci dà questo senso di responsabilità che abbiamo avuto, ci conferma che eravamo e siamo sulla strada giusta. Non ci rimane altro che avere un prodotto più pulito possibile, iniziando dal nostro corpo, che la pelle è un organo, è il nostro organo più grosso, più importante che abbiamo, da cui si respira. Perché mettere un abbigliamento che non è consono alla nostra pelle? Ecco perché tutti questi pensieri, questo modo di vedere le cose mi ha portato a creare tutto questo. Nel tempo poi è nata la normativa GOTS che ci permette di lavorare con materiali tutti tracciabili, tracciabile tutta la filiera, e la nostra ricerca non è solo su questo, ma si è spostata su fibre anche rinnovabili o proteiche, come potrebbe essere la fibra del latte, la soia, cravion, queste cose qui che vengano da fibre proteiche, pertanto sempre rinnovabili, ecocompatibili, ma l'importante, abbiamo creato tessuti che sono biodegradabili. Alcune c'è la possibilità di averli compostabili, alcune fibre sono compostabili. Pertanto è sempre più interessante comunicare questo e far capire al mondo dell'abbigliamento che si può vestire sano. Questo è stato il nostro compito. Poi non è facile, non è semplice, tante tematiche sono difficili da capire, poi è molto importante cercare la comunicazione giusta
per far capire veramente dove possiamo arrivare e come possiamo fare e via scorrendo. Sono vari step, come chi ha parlato prima giustamente parla di moda. Noi aiutiamo la moda ad essere più consapevole. E l'interesse, devo dire, che negli ultimi anni è stato sempre di più. Speriamo che lo sia ancora di più, e sensibilizzare, diciamo, chi adopera il prodotto finito, che in pratica fa abbigliamento, si copre con questi materiali che sono, fargli capire che sono biodegradabili, pertanto devono essere anche potuti o essere riciclati. Cosa dire poi? Per il resto sono tutte fibre che hanno la sua valenza. Noi le lavoriamo tutte in Italia. Fibre, normalmente cerchiamo di avere l'opportunità di lavorare e di avere i filati in Made in Europe, in modo da poter avere la tracciabilità migliore, avere quelle sicurezze anche di tracciabilità, appunto, che ci vengono fornite. Sono fibre ecocompatibili e rinnovabili. Questo potrebbe essere la fibra di menta, la fibra delle alghe, modal, micromodal, tencel, tutte quelle fibre che sono tracciabili, e abbiamo solo il concetto di fare come il cuoco, di cercare di assemblarle in modo da renderle anche più appetibili al pubblico che ci interpella. E possiamo lavorare anche su progetti che ci vengano richiesti da vari clienti. Questo prevede certe tipologie di lavoro, come potrebbe essere la fibra di latte, il caffè, queste cose qui, che sono specifiche in certi settori, come anche la fibra di alghe, che è vista molto bene da chi fa produzione magari vicino al mare, o quantomeno il concetto si sposta su quegli ambienti lì. Pertanto siamo disponibili a proporre i nostri tessuti sotto questi aspetti, ma solo su questi aspetti qui. Anche riciclati, che sono interessanti perché vengono da un mondo, appunto, che può essere riciclato in questo senso qui. Non abbiamo mai preso e non vogliamo prendere in considerazione i polimeri, i poliesteri, proprio se non sono di origine quantomeno biodegradabile. Altrimenti si continua sempre il solito tracciato che diventa poi impossibile riciclare. Questa è un po' la nostra storia. Pertanto cerchiamo di continuare sotto questo aspetto e di sensibilizzare sempre di più la nostra clientela, ma è una clientela che viene già da noi sensibilizzata per questo argomento, sia italiana che estera, e varia tanti e tutti i settori. Ormai dove c'è modo di poter sostituire un tessile è considerato dall'abbigliamento, dall'arredamento, dagli accessori, da tutto. Pertanto è sempre una sfida continua con un mondo nuovo che si appresta ad arrivare. Speriamo che si completizzi prima possibile per avere questa ecosostenibilità, questo mondo un pochino più pulito e rinnovabile. Questa è la nostra missione che ci siamo impegnati a seguire. Non è semplice, ma può trasmettere molte cose e dare molte soddisfazioni. In pratica, tante volte le soddisfazioni vengono proprio dai clienti, che telefonano o fanno vedere le cose che viene fatto con i nostri tessuti, quali con soddisfazione ammiriamo e vediamo e capiamo quello che anche può essere un domani. C'è sempre bisogno di andare avanti, di guardare ai giovani, che siano sensibilizzati sotto questo aspetto,
I nostri nonni già lo erano, ma era un mondo ancora pulito abbastanza. Oggi bisogna sensibilizzare i giovani proprio e portarli a capire questo mondo che può essere diverso da quello che abbiamo creato purtroppo e che c'è attualmente. Questa è un po' la missione del ecobiologico tessile nostro. Continueremo su questa strada e cercando sempre di migliorare e cercando sempre dei prodotti che possono invogliare il mercato e sempre più sostenibili. Vediamo con soddisfazione che si stanno spostando anche tipi di filature, tipi di fibre, si stanno spostando quasi tutti su questi concetti. Pertanto ci rimane soltanto di andare avanti su questa strada e di far vedere veramente ai giovani quello che può essere la sostenibilità in tutti i suoi aspetti, alimentare e tessile, che è altrettanto importante. Questo è un po' il nostro concetto. Il nostro sito è quello che magari non è proprio aggiornato al momento, perché il nostro tipo di lavoro ci prende molto tempo. Pertanto gli aspetti che magari possono essere anche veramente interessanti forse sono un pochino trascurati. Ci scusiamo per questo, però siamo sempre disponibili nell'eventualità volete contattarci a rendervi più partecipi del nostro lavoro. Penso più o meno, se volete fare alcune o altre domande, siamo disponibili a rispondere e più o meno è questo un po' l'argomento che noi trattiamo. Grazie mille, è stato molto, molto interessante avere il vostro punto di vista, un po' la vostra storia. Ci sono molte domande diciamo che mi sono venute in mente a me come moderatore e altre stanno arrivando. Io lascerei quelle più generali per la discussione finale. Ne farei solo una al volo, che un tema che mi ha incuriosito. Voi avete detto giustamente che voi fate proprio il tessuto. Ecco, la domanda è rispetto proprio alla filiera complessiva, un tema molto interessante rispetto alla sostenibilità. Voi, a quanto ho capito, lavorate il tessuto e poi producete anche capi o vendete il tessuto ad altri o entrambe le cose? E in, diciamo, questo è nella fase, diciamo, finale. Nella fase iniziale, invece, voi giustamente avete detto producete in Italia, che mi sembra già una cosa ottima, e la materia prima che voi comprate invece da dove viene? Questo è giusto per... La materia prima normalmente è Europa. Cerchiamo di acquistare filati in Europa. Il nostro lavoro è acquistare il filo e trasformarlo in tessuto. Noi vendiamo tessuti. Abbiamo contatto con le realtà che il tessuto poi viene confezionato, ecco, solo questo. Pertanto noi rimaniamo sul concetto che viene stato fatto tutto ed eseguito solo in zona, qui da Prato. Questo è il nostro lavoro. Non acquistiamo tessuti fatti, acquistiamo solo i fili e poi fra l'altro ce li facciamo fare un po' in particolarmente come vogliamo noi, nel senso che siano veramente quello che può richiedere il mercato o quantomeno la nostra bizzarria nel costruire tessuti. È tutto lì. Creatività. Grazie mille davvero. Allora io direi per ora mi fermerei qui con la vostra, il vostro intervento, perché voglio dare spazio anche al terzo relatore, però rimanete collegati perché poi nella fase finale magari verranno fatte delle domande anche di carattere più generale alle quali potrete rispondere. Quindi grazie per ora e quindi potete staccare l'audio, il video, ma rimanere collegati. Grazie davvero, è stata veramente interessante la vostra testimonianza, il vostro contributo. Allora io passerei a questo punto al terzo relatore di oggi, che è Claudio Biondi di Circle. Circle è invece una piattaforma, quindi siamo nell'ambito del cosiddetto marketplace. Ora lui ci dirà meglio
E il titolo della relazione è Innovazione e principi di economia circolare nel mondo della gestione dei rifiuti. Claudio Biondi ha una presentazione, la vedo già, ecco, perfetto, la vediamo. E quindi ecco, ci può raccontare invece un'esperienza ancora diversa. Abbiamo appunto predisposto il webinar con tre relazioni che partono da punti di vista molto diversi per dare proprio un quadro complessivo, e quindi questa invece è l'esperienza di una piattaforma di gestione dei rifiuti. Quindi vediamo come entra nel tema del nostro webinar. Grazie al dottor Biondi per la sua disponibilità e lascio la parola. Grazie mille, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito, per me è un vero piacere essere qui e poter parlare insieme di innovazione, soprattutto per quanto concerne il settore della gestione dei rifiuti. Appunto diceva il professore, la nostra è una piattaforma che differisce rispetto a quelli che sono stati gli interventi dei precedenti relatori. Io sono entrato a far parte del team italiano di Circle a partire da gennaio di quest'anno. Prima però di parlarvi di Circle nello specifico, vorrei fare un passo indietro per capire da dove nasce la necessità di creare una piattaforma del genere e capire qual è il problema e soprattutto l'entità per quanto riguarda il mondo dei rifiuti. Quindi vi proietto questa immagine che ci rimanda ad un uso eccessivo delle risorse. Infatti negli ultimi decenni l'estrazione di materie prime è cresciuta a ritmi che oggi possiamo sicuramente definire insostenibili. Se consideriamo come indicatore l'ecological footprint, come sappiamo mette a confronto il consumo di risorse naturali da parte dell'uomo con la capacità della terra di rigenerarle. Il sovrasfruttamento delle risorse è strettamente correlato all'aumento delle emissioni di gas climalteranti, considerando che ogni fase del processo di estrazione produce un cospicuo ammontare di emissioni rilasciate in atmosfera. Voglio anche darvi dei dati per capire effettivamente qual è l'entità del problema. Secondo uno studio di Hatfield and Dodds, nel 2015 sono state estratte complessivamente dal pianeta Terra 84 miliardi di tonnellate di materie prime, e questo è un numero che proiettato al 2050 andrà a crescere fino a diventare 184 miliardi di tonnellate di materie prime estratte. Questi numeri sono talmente grandi che risulta anche difficile riuscire ad avere riuscire davvero ad immaginarli. Per questo vi proietto anche una delle più grandi miniere che si trova nella parte settentrionale del Cile, dove attualmente viene estratto circa l'8% di rame a livello globale, e questo numero enorme che vediamo nella slide sono le tonnellate, 100 miliardi di tonnellate che sono state estratte quest'anno nel 2022. Andrò molto veloce su questa parte e passo invece alla crescente domanda di prodotti verdi. Infatti, se guardiamo al lato positivo, la richiesta da parte delle aziende in generale di materiali ecologici negli ultimi anni sta aumentando molto, e si prevede che entro il 2030 per determinati materiali addirittura la domanda supererà l'offerta. Come possiamo vedere da questo grafico, alcuni esempi sono quello di acciaio verde nella prima parte a sinistra, di alluminio secondario, di polipropilene riciclato e di batterie. Infatti, diciamo, noi ci approcciamo anche al mondo del tessile, però lavoriamo molto con tutti i materiali, quindi per questo volevo appunto proiettare delle slide prima un po' più generiche. Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, abbiamo due problematiche principali, quella ambientale ed economica, in quanto il sistema attuale di gestione di rifiuti risulta essere spesso inefficiente e non trasparente, in quanto le società di gestione di rifiuti riescono ad avere maggiori margini quando riescono a lavorare maggiori quantità di rifiuti, ovviamente. E quindi, diciamo, questo entra in contrasto con i principi di economia circolare, che invece alla base della piramide prevedono che vi sia una diminuzione del scusate, ho perso la slide. Eccola qui. Vi sia una prevenzione
dei rifiuti. Passo velocemente a parlare del nostro team, così poi posso fare anche un focus sulla, sul mondo del tessile. Questo è il nostro team, in una foto in cui abbiamo scattato quest'estate durante un team building in Slovacchia. Ad oggi il team globale di Circle conta circa 70 ragazzi, infatti l'età media si aggira intorno ai 30 anni. Circle nasce in Repubblica Ceca, a Praga, nel 2019, e nel giro appunto di questi ultimi 3 anni è riuscita a espandersi in 13 paesi in Europa, ed è arrivata in Italia l'anno scorso, provata in Italia l'anno scorso a maggio. Per quanto riguarda il marketplace, noi diamo la possibilità a tutte le aziende, quindi in qualsiasi settore, di poter pubblicare annunci per quanto riguarda scarti o rifiuti industriali, ma anche materie prime seconde o macchinari, per quanto riguarda appunto dal settore delle plastiche al settore edilizio o della carta, e stiamo lavorando anche a molti progetti nel settore tessile. Quindi vi mostro delle slide. Ad esempio, questi sono degli annunci, quindi questa è la pagina degli annunci del settore tessile che si trova sulla piattaforma, e come potete vedere vi sono diverse tipologie di annunci che aziende che hanno appunto scarti del genere hanno pubblicato per cercare di trovare una soluzione alternativa piuttosto che mandare questi rifiuti in discarica. Quindi attualmente, come è anche emerso un po' dagli interventi precedenti, il settore del mondo tessile ha un problema a livello globale per quanto riguarda il corretto riciclo, il corretto smistamento dei vestiti. Per questo noi stiamo lavorando, ancora non abbiamo delle soluzioni, diciamo, da fornire in maniera pronta, però abbiamo la parte delle consulenze che lavora con diversi progetti appunto per trovare delle soluzioni, delle valide soluzioni a queste tipologie di annunci. A proposito di questo, in questi giorni noi siamo stati abbiamo partecipato alla Fiera di Ecomondo con i miei colleghi che attualmente sono lì, e ci è stata presentata da dei ragazzi delle startup che, a proposito del problema che magari alcuni di voi conoscono, del cimitero, io lo chiamo, dei vestiti nel deserto di Atacama, nella parte settentrionale del Cile, stanno riuscendo a sviluppare delle tecnologie in grado di creare dei materiali per il settore edilizio dai vestiti. Quindi queste sono delle realtà interessanti. Abbiamo parlato con il responsabile di Trecofiber, che è in grado di riciclare delle fibre miste, quindi appunto da diversi materiali dei tessuti, per la realizzazione di pannelli isolanti termici e acustici e ritardanti per le fiamme nell'uso edile. Quindi come avviene il processo? Ce l'ha spiegato un po' a grandi linee. I capi vengono frantumati, da qui si crea un composto di multifibra e poi viene ricompattato tramite un processo termoindurente che consente di produrre delle lastre con densità diverse che poi verranno applicate, diciamo, in tutte le tipologie di edifici per ridurre i consumi energetici e per, diciamo, sia per il riscaldamento che per il condizionamento. Un'altra realtà che c'è stata proposta durante la fiera a Rimini è Ecocitex, in quanto sempre dal multifibra riesce a creare dei filati riciclati al 100% provenienti dai rifiuti tessili senza utilizzare acqua o coloranti nel processo. Quindi queste sono realtà che si stanno sviluppando, che ancora sono, diciamo, in fase sperimentale, però che hanno considerato l'enorme problema che si ha e le migliaia di tonnellate che ogni anno vengono scaricate anche in maniera illegale in determinate aree del pianeta,
sono sicuramente dei progetti validissimi che in futuro riusciranno un po' a risolvere il problema che stiamo vivendo. In generale, per quanto riguarda Circle, la nostra vision è quella di duplicare il tasso di circolarità globale entro il 2030 e la nostra mission è quella di consentire alle aziende di essere sostenibili e di avere dei flussi di rifiuti quanto più efficienti. Io non so come sto andando con il tempo perché dalla presentazione non ho più visto l'orario, quindi non so. Direi altri 5 minuti se riuscissi, così poi lasciamo un po' di spazio per le domande. Ok. Quindi, un attimo solo. Ok. Quindi per quanto riguarda l'utilizzo del marketplace, l'implementazione che è stata fatta e ciò che lo rende unico è il fatto che attraverso degli algoritmi di machine learning e di quindi riusciamo ad attivare dei processi di matchmaking, in quanto una volta che un annuncio viene pubblicato sul marketplace, sia, diciamo, questo vale per tutte le tipologie di materiali e anche nel tessile, siamo in grado di contattare tutte le aziende che hanno mostrato interesse per quanto riguarda quel determinato materiale, quindi mandare magari un'email o contattare direttamente il potenziale acquirente dicendo appunto che abbiamo a disposizione un materiale per cui lui ha mostrato interesse, così riusciamo a connettere diverse tipologie di acquirenti e fornitori che altrimenti non si sarebbero mai riusciti ad incontrare. Questo come funziona Circle, diciamo, la piattaforma in sé. Poi, come accennavo prima, noi forniamo anche dei servizi di consulenza e di green sourcing per quanto riguarda tutti quei materiali che non hanno ancora un mercato e quindi è più difficile effettivamente riuscire a connetterli e trovare una nuova soluzione. Questa è un po' per i materiali che ancora non hanno un prezzo. Beh, vi è la possibilità nel mercato, vi è la possibilità di trovarlo attraverso appunto delle aste, quindi c'è la possibilità di fare delle bid sulla piattaforma e poi il materiale verrà giudicato in base a chi ha fatto la proposta migliore per il venditore. Non so se c'è qualche domanda, io sono andato un po' forse veloce perché pensavo di impiegare più tempo. Interrompo un attimo la condivisione. Dunque, no, una prima domanda è forse dire qualcosa di più su questo meccanismo del prezzo, diciamo, che è interessante, cioè l'interfaccia venditore-compratore e intermediario che è il vostro lavoro. Questa è una parte forse interessante su cui si può, da già un po' detto in quest'ultima slide, ma forse su questo puoi espandere un po' di più. Quindi è un sistema che si basa su, come dire, proposte di acquisto e quindi di prezzo fatte dai compratori sostanzialmente, non da... Esattamente, come sarebbe in una normale asta per tutti quei materiali o quegli scarti che non hanno attualmente un prezzo sul mercato, è possibile determinare il prezzo attraverso le bid che vengono fatte da potenziali acquirenti. Quindi in questo modo poi il venditore potrà scegliere qual è ovviamente il prezzo a cui vendere il materiale, perché molte volte ci ritroviamo nelle situazioni in cui anche il venditore stesso, mettendo un annuncio con un prezzo da accordare, non sa lui stesso qual è il prezzo a cui potrebbe essere venduto sul mercato, in quanto trattandosi di scarti o rifiuti, diciamo, ancora è un mercato che bisogna riuscire a creare. In questo senso Circle nasce anche da appunto per creare un mercato nel mondo dei rifiuti. Non so se... Certo, quindi non c'è, per molti di questi scarti non c'è un prezzo di mercato, diciamo, di riferimento. Attualmente noi, per quanto riguarda le materie plastiche, metalli e rifiuti elettrici ed elettronici, riusciamo a lavorare alquanto bene perché già il mercato è abbastanza attivo e quindi, diciamo,
Già ci sono dei prezzi e le offerte, diciamo, che vengono connesse da sé, quindi il processo di matchmaking della piattaforma riesce a funzionare da sé. Mentre per quanto riguarda, ad esempio, il mondo del tessile, essendoci un problema molto più grande dietro, sono più i progetti con cui lavoriamo che effettivamente le connessioni che riescono ad avvenire in maniera automatica, in quanto non ci sono ancora così tanti, aziende in grado di lavorare determinati scarti, specialmente quando questi sono composti anche da materie plastiche all'interno. Quindi anche per noi è una sfida che stiamo affrontando. Ci arrivano, settimanalmente molti annunci di scarti o rifiuti tessili, quindi capiamo che appunto a monte c'è un enorme bisogno di riuscire a riciclarli o comunque gestirli in una maniera più corretta e consapevole, però è una sfida, penso, sia per noi che anche per chi vuole avviare degli impianti, riuscire poi effettivamente a trovare la quadra. Effettivamente, come dicevo, anche dalla nascita di alcune startup che abbiamo conosciuto in questi ultimi giorni, che stanno sviluppando delle nuove tecnologie per dare una nuova soluzione. Sì, certo. Sicuramente è un settore in crescita, anche perché l'Unione Europea sta spingendo per il recupero dello scarto del tessile. C'è già una direttiva, l'Italia ha anticipato questa direttiva da quest'anno, quindi l'Italia dal 1 gennaio c'è un obbligo di recupero, quindi chiaramente è un mercato in crescita a livello, direi, europeo, che mi sembra l'orizzonte di riferimento vostro sia comunque a livello europeo, in linea. Sì, in quanto noi, appunto, come dicevo prima, siamo attivi in 13 paesi in Europa, e quindi attraverso l'utilizzo del marketplace, sebbene poi vi siano delle problematiche per quanto riguarda i costi di trasporto per la connessione lo spostamento dei materiali in sé, noi diamo la possibilità di matchare, di far connettere aziende che si trovano anche in stati diversi. Ovviamente le connessioni migliori avvengono quando non c'è il problema, non sussiste il problema della distanza, o comunque è relativo, e quindi vi è più facilità nel trasportare le merci. Però da questo punto di vista la possibilità viene data anche alle aziende di conoscersi in stati diversi. Questo è molto interessante, perché contribuisce a creare un mercato unico europeo, no? Su questi temi, che comunque, come dire, non è così semplice saltare le barriere statali, e quindi lavorando su più paesi come fate voi dà una mano anche a creare un mercato europeo. Questo mi sembra comunque di per sé già molto, molto interessante. Bene, io direi grazie per ora, e a questo punto comunque la inviterei a rimanere collegato sia con audio che con video, e inviterei anche gli altri relatori, le altre relatrici, a riattivare le proprie telecamere. Vedo Serena Biolchi, non so se Sara Di Battista probabilmente è dovuta andare via, perché aveva anticipato che aveva un impegno concomitante dopo le 11, quindi può darsi che sia già dovuta andare. Comunque, con i relatori che sono rimasti, allora a questo punto io prenderei qualche domanda dal pubblico, e ce n'è una in particolare che riguarda materiali che non necessariamente sono quelli con cui voi lavorate, ma rientrano un po' in questo approccio. In particolare, uno dei nostri partecipanti chiede, che si occupa di escursionismo, chiede se il Gore-Tex, che è un materiale che lui utilizza e che però appunto, come lui ci dice, è trattato con un durable water repellent, e quindi contiene perfluorurati, se anche se la ditta di cui lui si serve, diciamo, ha una certificazione LCA, lui dice quanto può dirsi veritiera questa analisi, cioè quanto ci si può affidare una certificazione LCA rispetto a prodotti che comunque hanno un impatto ambientale. Ecco, quindi io a questo punto, visto che è una domanda un po' trasversale, non abbiamo più la dottoressa Di Battista, ma potete comunque intanto rispondere voi per la vostra esperienza, insomma, nei settori. Quindi forse darei la parola a Serena Biolchi, a Walter Corriga, e poi magari se anche Claudio Biondi vuole aggiungere qualcosa.
Partendo un po' anche da quello che aveva detto la relatrice per Vesti la Natura, a volte ci sono un po' degli specchi per allodole, chiamiamoli così, perché le certificazioni ci possono essere, ma se sono su materiali artificiali e non riciclabili, già si parte dalla fibra, giusto Walter, con qualcosa che sicuramente non è sano. E quindi può avere anche una certificazione di durevolezza nel tempo, ma sicuramente non è... La certificazione viene rilasciata in base alle caratteristiche che vengano sistemate sul tessuto. Però il tessuto di base è un polimero, pertanto è lì e rimane lì, non c'è nulla da fare. Polimeri e plastica, pertanto questi sono... è quello che noi cerchiamo di fare come azienda, di sostituire questo tipo di tessuti con dei tessuti naturali che possono essere riciclati. Che comunque hanno delle proprietà anche in ambito sportivo, esatto. Che sono scientificamente provate, analizzate, per avere aspetti di traspirabilità, sono antibatterici e quindi hanno delle proprietà, proprio naturalmente le hanno le fibre, che aiutano anche nello sport piuttosto che in altre attività e non hanno necessità di essere trattate a livello artificiale e industriale. Esatto, rimangono fibre abbastanza pulite, anche se sono fibre naturali, diciamo artificiali, però sono sempre derivanti da materiale ecocompatibile, pertanto rinnovabile a tutti gli effetti. Ci sono fibre che sono termoregolatrici naturalmente, ci sono fibre che possono diciamo essere utili come anti-raggi ultravioletti, quindi ci sono veramente una varietà vasta di onde elettromagnetiche, cioè esiste il carbonio è una cosa applicata alle fibre. Il carbonio può essere di varia natura. Noi per esempio adopriamo un carbonio applicato al bambù. Cioè nella fibra di bambù viene inserito il carbonio stesso del bambù. E questo ha queste caratteristiche qui. A livello sportivo è eccezionale questa fibra qui. Pertanto cerchiamo di sostituire quello che viene sottoposto o viene prodotto sotto gli aspetti etici, però in fin dei conti è sempre un polimero. Infatti, no, questo è interessante. E qui torna anche un po' il tema che riportava la nostra prima relatrice, no? Che non c'è abbastanza conoscenza a parte del consumatore. Magari il consumatore viene più influenzato da elementi di prezzo o di moda, fra virgolette, per cui magari il polimero è più associato allo sport rispetto magari alla fibra naturale tradizionale, che invece viene associata ad altri usi. Quindi poi, diciamo, la quotidianità dell'uso determina anche poi gli acquisti, probabilmente c'è un difetto di conoscenza. Posso dire anche un discorso prezzo, che fra l'altro il polimero costa poco, e magari un prodotto naturale rifatto con le solite qualità costa tre volte di più. Ecco. E questo è il concetto, diciamo, principale, forse lo scoglio principale è questo. Come concetto di ecocompatibilità vale il naturale, insomma, è chiaro. Certo. No, l'elemento prezzo in l'aspetto di riciclaggio è sempre meglio un prodotto naturale, si ricicla molto meglio. È chiaro. No, infatti su questo anche chiederei a Claudio Biondi se è un po' la sua opinione su questo, anche rispetto magari a non so se su questo tema dei prodotti diciamo di fibre a base polimero invece che fibre naturali, voi avete esperienza di cosa circola di più o nella vostra piattaforme dove c'è più interscambio, per esempio, nelle vostre piattaforme?
Beh, allora sarò molto, molto sincero. Io per quanto riguarda il mondo del tessile non ho una conoscenza così approfondita, quindi dalla mia esperienza nel mondo del tessile, per quanto riguarda diciamo, l'approccio in piattaforma, noi vediamo che vengono caricate sia offerte di materiali totalmente naturali, sia di polimeri, ma diciamo materiali, tessuti contenenti polimeri vanno per la maggiore, anche perché spesso sono scarti accatastati di differenti materiali, quindi presumo che comunque vi sia più dall'usa e getta del fast fashion, che comunque utilizza materiali più di scarsa qualità e che poi vadano a finire appunto anche sulla nostra piattaforma, quindi sicuramente materiali di qualità pregiata non vengono inseriti sulla piattaforma, in quanto magari lì prendono diversi canali, magari ci sono già dei canali più per il riciclo ad hoc. Quindi sicuramente a noi tocca la parte più sporca e più dura, quella di riuscire a trovare poi delle soluzioni che attualmente non sono... Vabbè, ovviamente più importante, perché... Forse la parte più ampia, no? Da riciclare, quindi ottimo lavoro. Praso è il promotore del nostro. Sì, Praso storicamente, ora non so chi di voi conosce un po' la storia di questa città, però storicamente si parla di... I primi riciclatori siamo noi. L'idea del riciclo nasce dagli stracci, esatto, che venivano proprio divisi, e tuttora viene fatta questa cosa, è stata ripresa negli ultimi anni, però insomma storicamente si parla di più di 100 anni fa con quest'idea, quindi è stata un po' pioniera questa città, poi si è un po' persa e ora lo sta recuperando. Sì, è vero, no? Infatti devo dire, per chi ha seguito, noi avevamo fatto un primo evento che non era in questa serie di webinar, ma era un evento preparatorio fatto a Siena in presenza, ma comunque registrato, in cui abbiamo avuto ospite il referente di Comistra, che è una delle ditte storiche, e infatti ci raccontava proprio questo aspetto, insomma, di come sta rientrando Prato in questo tema della circolarità, e lì veniva bene in rilievo anche proprio la difficoltà a valle di smistare proprio il rifiuto tessile in arrivo, perché appunto Prato nasce dalla gestione del rifiuto tessile economia circolare ante litteram, dove però avevamo la lana e prodotti comunque naturali e monofibra, diciamo, quindi era molto più semplice anche lavorare su questo, mentre chiaramente lavorare oggi, infatti devo dire anche per noi che a Siena abbiamo fatto questo lavoro all'università di mappatura, un problema che comunque non è conosciuto così nell'opinione pubblica è quello della difficoltà della gestione della fibra come rifiuto, cioè tutti conoscono il problema del fast fashion più facilmente all'inizio della filiera, diciamo, no? E quindi c'è molta più conoscenza e dibattito su quali sono i luoghi di approvvigionamento, come viene creato il tessuto, quanto inquinamento può creare il tessuto nella sua fase di produzione, su quello c'è più dibattito. Paradossalmente c'è molto meno dibattito sulla fase di post-produzione, cioè quando il consumatore ha quel tessuto, come diceva la nostra prima relatrice, anche il semplice lavaggio a casa ha un impatto a livello di microplastiche sull'ambiente molto forte, e poi la gestione finale. Nella percezione media del consumatore, quando lui l'ha conferito magari oggi nel cassonetto del tessile che trova per strada, lui si ritiene a posto, diciamo, da un punto di vista anche di capire cosa succede. Poi molto spesso questi materiali sì, vengono recuperati, magari finiscono nel marketplace di Circle, ma non è detto che poi vada a buon fine il recupero di materia. Quindi è difficile poi, chiaramente, però c'è anche un altro aspetto. Se il tessuto, cioè se l'abbigliamento finito avesse un'etichetta, veramente come viene fatto negli alimentari, la scatoletta va buttata lì, quello va buttato là, e dare una specifica: questo può essere riciclato, questo può essere messo da altre parti e via. Cioè questo è anche il meccanismo
potrebbe essere responsabilizzare e esatto. informare su come scartare, su come anche per il singolo consumatore, no? Per le persone comuni che appunto gettano l'abbigliamento che non usano più in un, cioè, senza realmente consapevole senza consapevolezza e senza differenziare nel modo corretto. Sì, sì, infatti su questo senz'altro, e probabilmente anche in fase di acquisto, se il consumatore avesse una consapevolezza un po' più ampia del ciclo di vita del prodotto, probabilmente entrerebbe una dimensione anche etica già nell'acquisto più forte, no? Rispetto magari a preferire prodotto naturale che è sicuramente migliore, come avete ben spiegato voi di Teb, sul piano anche della traspirabilità, del contatto con la pelle, eccetera, e poi è un prodotto migliore alla fine del ciclo di vita, sicuramente, perché è più facilmente recuperabile, riciclabile. Ma anche nel quotidiano, come faceva presente appunto la relatrice di Vesti la Natura, un abbigliamento realizzato con un tessuto naturale sicuramente non avrà, cioè per le sue caratteristiche e proprietà, no, non si dovrà lavare nello stesso modo con cui si lava un capo fast fashion, quindi ci sono diversi attori nell'ecosostenibilità. Quello che più serve sicuramente l'informazione per creare consapevolezza e responsabilità. Sì, certo. Abbiamo un'altra domanda che vedo in chat di un nostro partecipante che dice che ha realizzato un'analisi LCA dei prodotti, ma non risulta che si possa trasformare in etichetta perché manca la EPD, cioè la responsabilità estesa del produttore. Non so se a voi rispetto a questo, questo è un tema, diciamo, problematico per Teb, direi, forse più che per Circle, questo tema, quindi quello che si può già indicare in etichetta, magari anche a titolo volontario, e come la responsabilità estesa del produttore, che è uno dei temi su cui spinge l'Unione Europea, però che ancora non è pienamente operativa sul tessile, è uno dei progetti dei prossimi anni dell'Unione Europea legata alla circolarità nel tessile. Beh, questo noi quando vendiamo i nostri tessuti abbiamo una composizione la quale è veritiera su quello che vendiamo. Se noi partiamo dal concetto e dal presupposto che sono tutti biodegradabili, per noi è così, e in effetti la nostra azienda vende solo tessuti biodegradabili. Non c'è nessun altro concetto. Pertanto chi acquista da noi sa benissimo che può essere quello. È la comunicazione che forse non viene fatta a monte dopo di tutto questo. Cioè il consumatore che va a acquistare un abito o un tessuto nostro è consapevole poi alla fine che prende una cosa che può anche gettare a terra e si biodegrada. Non lo è, perché non è scritto nel discorso finale un'etichetta specifica sul prodotto, come viene fatta attualmente su tutti i prodotti alimentari, dove viene fatta la separazione delle varie cose, la plastica, lattine o quello che è. Anche qui dovremmo essere più consapevoli come prodotto finito, mettere un'etichetta, questo maglione o questa maglietta si può gettare da o si può mettere da. Però rispetto a Teb, diciamo, è un po' il passaggio successivo, perché chi acquista il tessuto da Teb può avere le certificazioni da parte nostra, certo, e tutte le informazioni e la tracciabilità del materiale che acquista. E poi chi realizza il capo che dovrebbe terminare, diciamo, l'informativa verso il consumatore finale, mettendo appunto delle etichette parlanti e dove veramente si possa sapere cosa si compra e come si può anche smaltire. Certo. E in questo senso devo dire la normativa sta cercando di, la normativa europea, che è un po' la cosa di cui noi ci occupiamo di più, sta cercando di rincorrere un po' il tema e cercare di porre un po' più di regole, un po' più di trasparenza, perché chiaramente c'è bisogno e c'è anche una grande spinta dal lato dei consumatori ormai a conoscere di più, per cui in questo senso direi
che è un settore in cui veramente la normativa non sta guidando, ma quanto sta rincorrendo forse esigenze che vengono anche dal basso, dal consumatore a conoscere, come dicevate voi, l'intera filiera del prodotto. Sarebbe utile conoscere proprio dalla materia prima iniziale ai passaggi intermedi al prodotto finale, cose che poi tecnicamente oggi si potrebbero fare anche facilmente con dei QR code, per cui non è che c'è bisogno di avere le etichette lunghe due chilometri. Tecnicamente, ecco, forse oggi siamo più in grado di farlo rispetto anche a qualche anno fa. Certo. E quindi qui manca, devo dire, e deve immagino venire dal livello europeo questa spinta, perché i singoli stati ovviamente non hanno interesse a essere troppo, come dire, rapidi rispetto ad altri. E, dunque, vediamo un attimo qualche altra domanda. Un altro dei nostri partecipanti ci chiede se che impatto può avere sull'intera filiera, ad esempio, la presenza di negozi di vestiti di seconda mano, diciamo, no? Che è una cosa interessante, forse questa si interfaccia un po' con le filiere. Cioè, sicuramente questo può evitare che il ciclo di vita del prodotto sia troppo breve. Nello stesso tempo ci chiede il nostro partecipante, ma questo non può avere un effetto in realtà ritardante rispetto agli investimenti in ecoprogettazione, perché chiaramente, come dire, se c'è bisogno di capi nuovi, probabilmente c'è più interesse all'ecoprogettazione. Ora, su questo TEB ovviamente è molto avanti sull'ecoprogettazione, per cui voi siete uno settore privilegiato. Siamo i promotori di questo. Poi sono chi viene dopo di noi che deve avere la solita spinta sia emotiva ma anche di comunicazione. Probabilmente viene fatto, perché da quello che dal nostro acquirente, diciamo, il primo, questa comunicazione viene fatta, e successivamente come viene venduto, come viene trasmesso a chi è l'acquirente definitivo. È lì, se si entra in un negozio, tante volte cosa attrae? Prima di tutto il colore, poi si va alla mano, dopo si va al prezzo, e l'etichetta quasi mai. E questo è il problema, la comunicatività di tutto questo. È la sensibilizzazione che dovrebbe partire più che altro dal mondo della scuola, perché questo è un argomento che riguarda tutti e deve partire veramente una comunicazione già dal mondo piccolo, non mondo adulto. Mondo piccolo. Un'educazione e una conoscenza alla responsabilità. Sì, senz'altro. Infatti il lavoro che si fa a livello di formazione, noi ovviamente cerchiamo di farlo anche di formazione nei nostri contesti universitari, anche in formazione, i centri Europe Direct che citavo all'inizio, insomma, che sponsorizzano un po' questo ciclo di seminari, fanno informazione sulle attività europee, fra cui rientrano ovviamente questi progetti sull'economia circolare, ed è un modo interessante di ampliare un po' il ventaglio della conoscenza, però poi questo si deve ribaltare poi su tutti i livelli, sicuramente a livello della scuola e della formazione permanente, perché poi su questi temi ormai anche ci sono progetti di formazione per tutte le età, per tutti i contesti, dove devono entrare, perché questa è informazione al consumatore poi alla fine, quindi tutti noi siamo consumatori, quindi chiaramente riguarda tutti. Ecco, non so se Serkol magari vuole fare un piccolo commento finale, qualche riflessione su quello che è stato detto. Io ho trovato molto interessante. Finali, e poi chiudiamo con entrambi. Sì, no, diciamo, ho trovato molto interessante. Sicuramente bisognerebbe inserire anche, secondo la normativa dell'Unione Europea, così come sta accadendo per i materiali edili sul product passport, magari fare la stessa cosa per l'abbigliamento, quindi appunto, come diceva lei, inserire un QR code in etichetta in maniera tale da vedere effettivamente come può essere gestito il materiale una volta arrivato a fine vita. Quindi sicuramente, piuttosto che andare a inserirle nelle etichette, mettere un QR code sarebbe una soluzione ottimale. Appunto, al momento manca la volontà da parte dei produttori, anche più a livello in generale la normativa non lo prevede. Quindi
Io sicuramente approfondirò meglio il discorso perché ho trovato gli interventi molto interessanti e non essendo il mio settore ho molto da scoprire. Quindi vi ringrazio per le realtà che avete mostrato, molto molto interessanti. Grazie a lei. E quindi anche una riflessione finale da parte di Serena Biolchi e Walter Corriga, se avete due parole finali insomma sul vostro punto di vista su quello che è uscito un po' dal webinar di oggi. Intanto grazie, ci è sembrato molto interessante il poter riunire vari aspetti, no? L'aspetto di promozione e conoscenza che può essere quello di Vesti la Natura, l'aspetto nostro di produzione proprio del materiale, e tutto l'aspetto più produttivo e industriale, diciamo, e l'aspetto anche dello smaltimento che fa parte dell'ecosostenibilità, quindi ecco, avere un quadro diciamo più ampio del ciclo, no? Della circolarità, ci è sembrato molto interessante. Un'analisi molto interessante, messe tutte insieme queste informazioni e questi input che possiamo dare ciascuno di noi nel nostro piccolo, metterle insieme si può creare un mondo migliore. Tanto è tutto questo, il concetto è questo, poco da fare. Grazie davvero. Allora io ringrazio davvero molto i nostri relatori di oggi, Sara Battista che ci ha dovuto lasciare prima di Vesti la Natura, Serena Biolchi e Walter Corriga di Teb e Claudio Biondi di Circle. Davvero è venuto fuori un ampio dibattito, quello che noi volevamo, cioè a prendere questi argomenti da punti di vista diversi per cercare di informare, questo poi è lo scopo principale di questi webinar. Vi ringraziamo davvero molto e speriamo di potervi avere di nuovo nostri ospiti in altre occasioni, in futuro senz'altro ci manterremo in contatto. L'università, fra l'altro ci tengo a dirlo, è sempre molto aperta anche alle relazioni con chi opera sul territorio, le aziende, gli intermediari, quindi anche se voi avete interesse ad avere contatti con noi, anche ad esempio per ospitare i nostri studenti, per dei tirocini, eccetera, noi siamo molto, molto aperti su questo e comunque in generale ci fa piacere collaborare anche in ipotesi su progetti di ricerca, su iniziative di formazione come questa, quindi è un canale sempre, sempre aperto. Quindi davvero grazie e ci vediamo spero presto in una prossima occasione. Ringrazio tutti i partecipanti, anche oggi numerosi. Non so se Claudia Salvi è sempre collegata per un... Io sono collegata, non sono scappata, buongiorno. Allora, volevo ringraziare tutti i partecipanti, anche principalmente anche tutti i relatori. È stato veramente un webinar molto interessante anche così a livello personale. E anzi vi chiederemo la disponibilità per probabilmente ulteriori puntate, perché secondo me su questi temi dobbiamo un po' insistere. Mentre ecco, voi parlavate, io mi confrontavo con la collega, perché un'idea potrebbe essere quello di organizzare proprio delle azioni di formazione ai cittadini su questi temi, cioè quello che idealmente pensavamo appunto di illustrare ai cittadini in che modo noi nel nostro piccolo possiamo dare un contributo anche nella scelta di un prodotto piuttosto che di un altro, oppure appunto come diceva la relatrice in apertura, il saper anche gestire a livello domestico l'utilizzo dei nostri macchinari. Quindi veramente molto interessante, è stata una giornata molto istruttiva. E vi ricordiamo, volevo ricordare ai partecipanti che ci sarà una videoregistrazione di questo webinar che renderemo disponibile tra qualche giorno sulla pagina che avete utilizzato per iscrivervi, e vi ricordo che la prossima puntata dall'agricoltura al tessile ci sarà il 17 novembre, sempre dalle ore 10 alle 11:30. Ringrazio a tutti e vi auguro una buona giornata. Buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci. Ok.